io non mi soffermo mai sui singoli. Parisi è un extraterrestre. Lo ripeto, capirò poco di calcio. Parisi oggi gioca in qualsiasi squadra di A, tranne la Juve, tranne la Lazio, tranne l'Inter. Ciolino Capuano potrebbe aver ragione. Il suo modo diretto, quasi barocco, di esporre i concetti ben si sposa con la prestazione sontuosa di Fabiano Parisi. Provocatoriamente però viene quasi da immaginare che quella forza, quella grinta vista in campo nella sfida contro la Vibonese e non solo, siano frutto certo del suo talento ma anche della maglia che porta addosso. Come in una sorta di Superman che abbandona Clark Kent quando veste il mantello, così Fabiano diventa Parisi a contatto con il biancoverde. Un gol di fattura straordinaria come d'altronde quelli già messi a segno fino ad ora, praticamente sempre presente sul campo, a prescindere dagli allenatori e dagli avversari. Il pendolino di Serino, osannato dai tifosi sui social, è oggetto del desiderio di tante squadre e al centro sicuramente di trattative nascoste e ad anche di richieste palesi da moltissime compagini anche di categoria superiore. L'intenzione è quella di blindarlo qui ad Avellino. In settimana, con buona probabilità, Musa e Martone lo faranno sedere intorno ad un tavolo per fargli firmare, per la prima volta nella sua carriera, un contratto da professionista, incredibile a dirsi per un giovane con il suo talento. 19 anni appena, patentato da poco, sempre accompagnato dalla sua famiglia che lo segue e lo sprona a diventare migliore di quel che è. Tra i suoi piedi al momento passa il destino dell'Avellino. Lui lo sa e non sembra spaventato dagli eventi, è consapevole e lungimirante. Oltre il talento calcistico ha dimostrato anche di avere molta maturità, usa pochi social, si espone ancor meno ed ha imparato a gestire le risposte in sala stampa. Fabiano è pronto per il grande salto, con l'Avellino nel cuore e quella maglia che addosso a lui diventa criptonite per tutti gli altri. O extraterrestre.